Ciao stelline e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete letto dal titolo, oggi faremo una cosa un po' diversa perché andremo a reagire al nuovissimo trailer che è uscito durante l'evento Jump Festa della terza parte di Bleach. Allora, so che nessuno si aspettava un video del genere sul mio canale e so che per molti di voi può sembrare strano, però allora partiamo dal fatto che io Bleach lo amo e ho anche tatuato Ichigo per farvi capire quanto io lo ami. Non è stato il primo anime che ho visto, ma è stato il primo anime che mi ha fatto innamorare proprio di questo mondo e che mi ha fatto dire tipo, ok, io amo questa cosa e voglio saperne di più. E appunto per questo, quando è uscita la nuova stagione di Bleach, Thousand Year Blood War, io ero tipo super felice e tra l'altro sono forse una delle poche persone che segue Bleach da quando la versione dell'anime vecchia era uscita, ma non ho mai finito la saga leggendo il manga, quindi per me tutto quello che sto uscendo ora è tutto nuovo. Ma sono super contento perché è animato da Dio, è proprio bellissimo e non so neanche cosa aspettarmi perché essendo che non l'ho letto, per me è tutto nuovo. Ho aspettato più di 10 anni per vedere questa continuazione. E adesso hanno appena fatto uscire il trailer della parte 3. Io non l'ho visto, dura 1 minuto e 10, quindi pochissimo. E andiamola a vedere. Anche se questo video durerà poco, io spero comunque vi piaccia o che comunque vi faccia entrare un po' di più in questo mondo perché ci spero sempre. E prima di iniziare, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace a questo video. Il video è stato caricato sul profilo Viz Media, che sarebbe la casa editrice che pubblica Bleach. Dura 1 minuto e 10, quindi vediamolo subito. Ah, ok, questa parte l'abbiamo vista nell'ultima puntata. Tutto così misterioso. Nelliel? Cosa? Scusate, eh. Allora, a parte gli oruicili. Allora, lei è Nelliel. E lo sappiamo benissimo. E il fatto che però sia grande. Tanta roba. Tornerà Nelliel, ok? Aspetta, lei. Lei, ok, me la ricordo. Era la tipa nella saga del sostituto Shinigami. Come si chiamavano? Che era insieme a lui, che questo era il tipo che utilizzava il Game Boy. La ragazza non mi ricordo che potere aveva e facevano parte degli Execution, che erano quel team insieme al sostituto Shinigami. Ok, ma la cosa che più mi ha sconvolto è qua. In che senso? In che senso c'è Grimmjow? Allora, ha questo alone verde, quindi non lo so, sembra tipo in realtà un miraggio, boh. No, non può esserci veramente, lui è uno dei miei preferiti, io lo amo da impazzire, ma pensavo fosse tipo morto qualche saga fa. Il conflitto. Ma io mi chiedo, la parte 3 sarà la parte finale? O ci sarà anche una parte 4, un po' simile alla situazione di Attack on Titan? Se voi lo sapete, senza fare spoiler, fatemi sapere qua sotto nei commenti. È già finito il trailer, era solo questo? Mi sa di sì. In arrivo nel 2024. Almeno quello è sicuro. Non c'è la data precisa, mi sa. No, infatti dice il conflitto ci aspetta nel 2024. Quindi non si sa altro, si sa che uscirà nel 2024 e io sono sconvolto, raga. Allora, il fatto che si chiami il conflitto e ciò che abbiamo visto da questo trailer significa, secondo me, che si scontreranno tutti. Tutti, cioè tutti quelli che finora non abbiamo visto, perché sono tutti personaggi che non sono ancora comparsi, torneranno, quindi anche quelli che un tempo erano nemici, torneranno per fare a botte tra loro, raga, in parole povere, sarà questo? Non lo so, ma non vedo l'ora. Cioè, quando arriva, vi prego, voglio vederlo. Voglio vederlo subito.
Allora, sono ancora emozionato e ho i brividi per un solo trailer, non lo so, mi sento... non mi è mai successa questa cosa e so che per voi può sembrare un video abbastanza strano, però spero che comunque vi piaccia. E fatemi sapere se volete vedere altre reaction ai nuovi trailer dei nuovi anime che usciranno nel 2024 o 2025. Oltre alle reaction dei trailer possiamo anche parlare magari delle nuove uscite, posso anche darvi io qualche consiglio, potete darmi voi qualche consiglio, quindi si potrebbe aprire la strada a un nuovo format, ovviamente sempre se può piacervi. E quindi spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre fatemi sapere qua sotto nei commenti e vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace a questo video. Un bacio, ciao!